Esseri mistici, saprete sicuramente che Minecraft è pieno di cose interessanti. Alcune sono molto conosciute, mentre altre no. Oggi parleremo di 26 cose talmente nascoste che vi garantisco che non ne avete mai sentito parlare. Quello che sto per dirvi cambierà totalmente il modo in cui vedete gli Oglins. Se ti metti al di sotto di un Oglin, noterai che una narice è più grande dell'altra. Qual è l'oggetto più raro di Minecraft? L'uovo di drago? Gli smeraldi? La nederite? Nulla di tutto ciò. L'oggetto più raro di tutti è il corno di capra urlante, che è 50 volte più raro di un normale corno di capra. Tutti sanno che si può respawnare l'Ender Dragon, ma sicuramente non sapete che, in uno snapshot del 2015, era possibile far nascere nuovamente il drago costruendo una faccia di creeper in argilla. Attaccare dei piglin zombie non è per niente una bella idea, visto che ti assalteranno in massa. Però se riesci ad ucciderne uno in un solo colpo, gli altri si comporteranno come se non fosse successo nulla. Se attacchi e uccidi un panda accanto ad un villager, c'è la probabilità che quest'ultimo si arrabbi. Questa era l'occasione perfetta per la Mojang di usare la testa di villager arrabbiata. È una texture non usata che è stata nel gioco per anni, fino a quando finalmente se ne sono sbarazzati. Le volpi sono note per essere abili cacciatrici. In Minecraft però, se provano ad attaccare un pullo nel bioma innevato, c'è la possibilità che si incastrino con la testa nella neve, lasciando al pullo la possibilità di scappare con tranquillità. Instant karma, bitch. C'è un metodo segreto grazie al quale puoi domare istantaneamente un cavallo, e normalmente ci vogliono decine di tentativi prima che il cavallo si arrendesse e faccia cavalcare. Puoi velocizzare questo processo dando 10.000 d'oro come posto all'animale. Il tempio del deserto ha 3 piani e soltanto nel piano inferiore sono presenti delle casse. Ma se vi dicessi che anche il piano più alto ha uno scopo, se osservi attentamente noterai che l'interno può contenere perfettamente un beacon. Se conoscevi anche questo, complimenti. Il comportamento tipico dei panda in Minecraft è quello di rotolare e saltare in giro, nonostante siano adulti. Anche se può sembrare strano, questi comportamenti possono risultare mortali, specialmente la rotolata, che a volte causa danno, addirittura uccide l'animale. Non credevo i panda volessero morire. Li aiuterò a realizzare il loro desiderio. Nella Bedrock Edition di Minecraft puoi accendere un campfire camminandoci sopra mentre sei in fiamme. Una valida alternativa all'acciarino, direi. Un po' di tempo fa è venuta la più grande scoperta per quanto riguarda il mondo delle speedrun. Heliotex scoprì che se colpisci un'entità subito dopo che inizi a correre, il gioco non ti farà venire fame. In Minecraft sono presenti un sacco di mob piccolissimi. Uno di questi è il cucciolo di volpe, che è talmente minuscolo da affogare ogni volta che si trova in acqua. Ma perché la madre lascia suo figlio andare in acqua pur sapendo che questo ultimo affoghi? Nel 2013 esisteva un blocco talmente raro che persino i diamanti sembravano comuni in confronto. Quel blocco era il mattone di pietra cesellato. A quei tempi non esisteva un modo per craftarlo e l'unico modo per ottenerlo era trovare il tempio della giungla, che a sua volta era rarissimo. La pesca è un'attività che in Minecraft può risultare spesso noiosa, ma se peschi mentre piove risparmierai davvero un sacco di tempo. Anche se personalmente preferisco creare sempre una farm automatica di pesca. Dai, seriamente? Esiste davvero qualcuno che pesca su Minecraft? La mucca dei funghi marroni è uno dei mob più rari di tutto Minecraft e possiede addirittura un particolare nascosto. Ogni qualvolta le darete un fiore e cliccherete con una ciotola sull'animale, vi darà una zuppa sospetta, ma non a caso. Il tipo di zuppa dipende dal fiore che gli darete, scegliete con cura. Ehi, se ciò che hai sentito fino ad ora essere mistico è per te strano ed ignoto, aspetta di ascoltare gli altri segreti del video e mi raccomando, iscriviti. Di solito non è possibile ottenere una portata di attacco più lunga senza usare cheats, ma c'è un modo onesto per farlo. Cambiate la versione di Minecraft alla beta 1.8 e mettetevi in creative. Potrete uccidere chiunque da distanze enormi usando la spada. Tutti sanno che non è possibile piazzare un blocco vicino ad un cactus, ma alcuni giocatori hanno superato in astuzia gli sviluppatori, scoprendo un modo per rendere possibile ciò. Piazzando 8 strati di neve uno sopra l'altro, accanto alla pianta, riuscire ad ottenere comunque un blocco completo, anche se quasi totalmente inutile. Ogni singolo blocco cesellato ha un disegno particolare su di esso. La sandstone ha un piccolo creeper, la sandstone russa ha un wither, l'ardesia profonda fonda ha una strana faccia. Il quarzo cesellato ha un occhio su di esso. La pietra nera è il muso dei piglin e il mattone di nether cesellato ha uno scheletro di wither su di esso. Se vuoi che la tua piantagione funzioni perfettamente, fai sì che ogni linea di terra sia coltivata con un tipo di piante differente, così facendo queste ultime cresceranno più velocemente. Sì, anche le piante si supportano a vicenda. Se dai fuoco ad un animale e lo uccidi otterrai della carne cotta, ma se l'animale muore per colpa di un falò dropperà carne cruda.
Ma come cazzo è possibile? La pozione di cecità non solo ridurrà notevolmente il tuo campo visivo, ma ti renderà impossibile anche correre, il che significa che ti rende super lento. In effetti ha senso, io non ho mai visto un cieco correre. No, non voglio andare all'inferno! Lo scheletro è uno dei mob più fastidiosi di Minecraft, ma c'è un trucchetto per far sì che quest'ultimo si uccida da solo. Se salirete abbastanza in altezza, lo scheletro inizierà a colpirsi da solo, fino ad arrivare alla morte. Non è il modo più veloce per sbarazzarsi di lui, ma sicuramente uno dei più soddisfacenti. Ci sono alcuni animali che prendono danno extra dal congelamento, come i Blaze, gli Striders e i Magma Cube. Quindi portate della neve nel Nether per killarli con stile. Un momento, potete piazzare neve nel Nether ma non acqua? Se provate a mettere l'incantesimo saccheggio su un arco, noterete che non è possibile, ma c'è lo stesso un modo per ottenere drop fantastici utilizzando le armi a distanza. Tutto ciò che dovete fare è mantenere una spada con saccheggio 3 nell'altra mano mentre sparerete con il vostro arco. Sapevi che le volpi di Minecraft preferiscono carni diverse? Le volpi arancioni preferiscono i polli, i conigli e i cuccioli di tartaruga, mentre le volpi bianche preferiscono i salmoni ed i pesci tropicali. Ottenere un disco musicale è incredibilmente difficile, dovete allinearvi perfettamente in modo da far restare un creeper tra voi e uno scheletro. Oggi vi mostrerò il modo più facile per farlo. Intrappolate lo scheletro in una piccola gabbia. Dopodiché create una fonte di lava come questa con una TNT dietro di essa e scavate un buco al di sotto. Poi fateci cadere dei creeper all'interno. Ora vi basterà restare dietro la TNT. E voilà, avrete decine di dischi musicali. Questo era l'ultimo segreto di Esseri Mistici, io vi ricordo di iscrivervi al canale. E mi raccomando, guardate i nostri altri video.